sì, eh. Volete entrare, Antonello? Sì, così almeno iniziamo perché poi abbiamo il primo allenamento. Benvenuti a tutti, a rapido e indolore, Presidente Sirci e il nostro nuovo tecnico Lorenzo Bernardi. Io, Presidente, lascio la parola a lei per la carta stampata e la gente che è presente, e poi per qualche domanda dei giornalisti per lei e per Lorenzo. Prego. Bene, grazie. Allora, molti saranno sorpresi per questa decisione che è stata maturata ieri pomeriggio, perché tutti quanti sono meravigliati, perché eravamo belli e tranquilli mercoledì sera. E non è che ci possiamo mettere a fare gli isterici in mezzo al campo perché abbiamo perso un punto mercoledì sera, a incazzarci, a fare cinema. Quindi noi mercoledì sera siamo stati tranquilli, abbiamo detto sì, i giornalisti hanno un po' esagerato con questa storia dell'esonero di Kovac con eccetera eccetera, ma non era vero niente. Rado non c'entra niente di questa storia, quindi noi fino a mercoledì sera non abbiamo maturato niente, che non era giusto. Poi mercoledì sera, dopo la partita, e soprattutto ieri, cioè era giovedì, abbiamo metabolizzato, abbiamo ragionato. E soprattutto c'è stato un tema che è straripato nella nostra testa, e che, e quindi una se vogliamo dire convinzione, no? Un pensiero, cioè che i numeri parlano prima di tutti noi, prima di me, la signora con i capelli bianchi, prima di lui che fa giornalista, prima di questo che fa prima del presidente, prima degli allenatori e anche prima dei giocatori. E i numeri, con Perugia che sta 9-10 punti sotto, 9 punti mi pare, sotto la prima, sono un po' brutti, soprattutto ecco, ci sono, diciamo, dei momenti di paura come quello che è stato anche il mercoledì sera, che non fanno bene, diciamo, un po' allo spettacolo. Infatti la gente, 2800 persone che mercoledì sera sono venuti a vedere quella partita, sono usciti un po' delusi. Quindi voglio dire, ecco, non mi venite a domandare perché, per come. Sì, è stata in fretta, però che dobbiamo fare? Monza è a un punto dietro, e andiamo a Monza domenica, che è una squadra molto pericolosa. Io faccio gli interessi di quella che è la società, dove, che giustamente mi appartiene, ma la società non è di Sirci, la società è di giornalisti, delle donne di Perugia, degli uomini di Perugia, dei tifosi che vengono in trasferta, che sacrificano il loro tempo, che mettono a rischio le loro corde vocali, e ci sacrificano per quello che è, diciamo, la loro, diciamo, passione, la loro faccia. E quindi io ho cercato e penso, ecco, di aver interpretato quello che è, diciamo, lo spirito di vittoria e di rivalsa di questa città, cambiando, diciamo, una persona. È come un allenatore che cambia un titolare e mette la riserva, oppure, non so, toglie la riserva e mette il titolare, toglie un giocatore e ne mette un altro. Questa qui è un gioco, non è un dramma, è un gioco. È un gioco che costa, però abbiamo voluto con questo cercare di migliorare nell'interesse di tutte le persone che sono in questa stanza, tutti gli abitanti di Perugia, per tutti gli abitanti dell'Umbria e anche, secondo me, per lo spettacolo, quindi per tutti gli appassionati di volley d'Italia. Questo è quello che abbiamo voluto fare. Io penso che se vengono interpretate, diciamo, con spirito giusto queste parole, si va tutti d'accordo, quindi poi magari c'è quello che è d'accordo, quello che non è d'accordo. Ecco, l'idea, insomma, è quella, diciamo, di aver fatto, diciamo, la mia profonda convinzione del bene, e quindi, ecco, spero che poi i conti si fanno alla fine, i conti finali possano, diciamo, darci ragione. In questo momento c'era l'alternativa, perché noi abbiamo avuto un'esperienza, un approccio con il signor Bernardi 2 anni fa, dove eravamo indecisi tra lui e altri due, c'era anche Blengini, Bernardi, Castellani, l'allenatore Giuliani di Chissà Piacenza, che era reduce da Macerata. Noi abbiamo scelto poi
quell'allenatore che era Castellani, e poi ecco, c'è stato diciamo, amicizia con Goccia che si era liberato dall'Iran. In questo momento c'è ritornato alla mente diciamo, il personaggio, il grande personaggio Lorenzo Bernardi, personaggio vincente, di esperienza, con due anni successivi diciamo ancora più esperto, e pensiamo davvero, dopo averci parlato, averlo incontrato altre volte, eravamo ancora convinti che lui è una persona molto in gamba. E quindi ecco, abbiamo deciso di portarlo dentro. Ecco, io spero che sia una decisione fortunata, caro Lorenzo, perché tutti quanti noi tifiamo per te, perché tu sei diciamo, una grande, grande speranza diciamo, per lo sport umbro e per la pallavolo italiana. Grazie a tutti, per me è anche molto emozionante perché siete molto numerosi. Questo non è niente. L'abbiamo fatta qua perché cioè, c'erano 3.500 persone a palazzetto. Ben vengano, più sarete meglio sarà. E innanzitutto non è una frase fatta, io voglio ringraziare chiaramente il presidente Sirci e tutta la società di Perugia che mi ha dato questa grandissima opportunità. Per me finalmente si è verificato un mio grande sogno. E io in questi giorni sono andato a fare un po' di formazione alle aziende e gli dico che chi non ha sogni non può raggiungere delle grandi cose, no? Io gli dico sempre non smettete mai di sognare, ma nello stesso identico momento gli dico sapete quando i sogni diventano realtà? Quando ci si sveglia. Cioè io lo sognavo, ieri sera mi hanno svegliato, adesso il sogno diventerà realtà. Quindi ringrazio molto di questa opportunità che mi è stata data. Quindi Perugia è un sogno. No, per me era un sogno, adesso il sogno bisogna farlo diventare un obiettivo e bisogna raggiungere il risultato. Perché se dormivo sempre non sarebbe mai arrivato. Mi è svegliato. E niente, senza mai dubbio, la priorità assoluta va rivolta al gruppo, alla squadra. Io in questo momento voglio fare anche una richiesta. Un appello a tutti voi, a tutti coloro che hanno sostenuto questa squadra, non solamente dall'inizio di quest'anno, ma da sempre. Cioè, qui a Perugia voi avete creato, con l'entusiasmo straordinario che c'ha il nostro presidente, un movimento che pochissime altre città, ma non solamente italiane, ma europee, credetemi, io ho allenato 3 anni e mezzo in Polonia, dove c'è un entusiasmo incredibile, ho allenato 2 anni in Turchia, però oggi io ho già respirato immediatamente quell'entusiasmo che c'è in Polonia quando tu giochi, ci sono 10.000 posti e 10.000 spettatori ci sono, dove c'è voglia di partecipare, voglia di chiedere, voglia di imparare, voglia di sapere, e giustamente io in primis sarò a vostra disposizione. E quindi io vi chiedo a voi e tramite voi anche a tutti i nostri tifosi che sicuramente qualcuno sarà deluso, qualcuno sarà amareggiato, qualcuno sarà perplesso, qualcuno sarà contento e qualcuno sarà scontento, ma qui non si parla di Bernardi, qui non si parla del presidente Sirci, qui non si parla di un singolo, ma qui si parla di una squadra e di un movimento. Quindi la squadra viene prima di tutto. Da questo momento in poi io sarò il responsabile di questa squadra e io mi assumerò tutte le responsabilità che vanno giustamente a carico di colui che gestisce la squadra. E sono convinto che questa squadra, come ho detto prima, abbia delle grandissime potenzialità. Sarà a tutti noi cercare di farle emergere nel miglior modo possibile e per più protratte nel tempo possibile, perché le partite finiscono quando cade l'ultimo pallone, non quando cade l'ultimo pallone di un set. Detto questo, ci sarà un lasso di tempo di adattamento, ma non da parte mia, ma da parte di tutti, ci dobbiamo conoscere meglio possibile, il tempo non è che ci è amico, perché ormai adesso giochiamo ogni 3 giorni, però io sono convinto che o giocare ogni 3 giorni c'ha un grande vantaggio, perché il giocare fa divertire, il giocare alleggerisce tutta la situazione, e un giocatore sono convinto che preferisce giocare piuttosto che allenarsi, di contro avremo un po' meno tempo per allenarci,
ma questa realtà non deve essere un alibi, non deve essere una scusa. Con queste cose dobbiamo giocare, con queste cose giocheremo. Adesso sono a disposizione per qualsiasi vostra domanda. Buonasera coach, mi presento, sono Forciniti del Corriere dell'Umbria. Le chiedo, lei avrà sicuramente avuto modo di vedere la SIR in queste ultime settimane, quali aspetti dal punto di vista tattico, tecnico l'hanno maggiormente colpita e poi quanto sarà importante fare, unire il lavoro da allenatore con quello da psicologo, perché proprio dal punto di vista caratteriale questa squadra troppe volte, ed è la vera costante di questa squadra da qualche anno, ha mostrato delle lacune che poi hanno portato a dei risultati non in linea con le aspettative. Grazie. Ma penso che il secondo aspetto adesso debba correre a pari livello con il primo che hai menzionato, vale a dire il discorso della tecnica, della tattica, deve essere affiancato anche a un discorso di, non è che parlo di psicologia, però penso che questa squadra debba ritornare ad avere certezze. Questa squadra adesso è abbastanza insicura vista da fuori, gli mancano delle certezze, gli mancano probabilmente anche qualche cosa che sia un punto di riferimento solido all'interno del campo, e tutti dobbiamo far sì che queste cose, di raggiungerle il prima possibile, ma da su questo punto di vista sono molto fiducioso e no, assolutamente per nulla spaventato, perché qualche giocatore lo conosco, cioè io ho avuto il piacere di giocare assieme a Birarelli, ho avuto il piacere di allenare Ivan Zajcev nel 2009 nella Nazionale B quando abbiamo giocato i giochi del Mediterraneo. Ho avuto il piacere di giocare contro grandi campioni come Atanasievic, Prodraskanin, Berger, perché io l'ho incontrato quando lui giocava a Innsbruck, e molti altri, e quindi da questo punto di vista non ho assolutamente nessun dubbio che loro saranno i primi a volere dimostrare ed avere la voglia di rendersi protagonisti positivi del grande progetto che c'è qui a Perugia. Poi, senza ombra di dubbio, dobbiamo lavorare anche sulla tecnica, ci mancherebbe altro. Daniele Sborzacchi, Corriere dello Sport. Le volevo chiedere, finalmente la Superlega si è accorta di Lorenzo Bernardi, sa che c'è stato un po' anche di polemica, no? Nel senso che lei allenava sempre all'estero, magari faceva anche intendere di desiderare un ritorno in Italia. È per lei questa una grandissima occasione? E poi, tra virgolette, mi ha bruciato la domanda, le volevo chiedere proprio di Zajcev. È inutile nascondere che è stato un po' il colpo di mercato dell'anno, soprattutto sulla scia delle Olimpiadi. Come si riesce a far emergere dentro un'ottica di squadra, che l'ha sottolineato sicuramente più importante, però il talento del singolo? Ma non so se si è accorta la Superlega, per adesso posso dirti che si è accorto il presidente Sirci. È molto richiesto all'estero, quindi questo è la risposta. Non in Italia, infatti. L'Italia è un contesto, dire, è solo una nazione, c'erano tante nazioni che lo cercavano, quindi... Il nostro lavoro, lo sapete, è itinerante, cioè voglio dire, essere giocatore o essere allenatore, c'è un mercato che fortunatamente anche per tutti è un po' più ampio di una semplice nazione. Comunque io non ho mai tenuto nascosto che il mio grande obiettivo era ritornare ad allenare nel mio paese, e nonostante abbia fatto 7 anni fuori, dove sicuramente mi hanno permesso di fare una grandissima esperienza sia a livello di nazione in cui allenavo, sia a livello internazionale, perché con entrambe le squadre, sia polacca che turca, e abbiamo partecipato sempre alle Coppe dei Campioni, alle Coppe Europee. E, sai, tu prima parlavi di talento potremmo stare qua delle ore a parlare, però io ti ripeto, te la riassumo molto velocemente, sai, il talento ti fa vincere una partita, la squadra ti fa vincere i campionati, quindi partiamo dal presupposto che io ho bisogno del talento di Zajcev, io ho bisogno del talento di Atanasievic, di De Cecco, di Birarelli, di Guti, di Bari, di Tosi, di Rasse, di Della Lunga, di Prodraskanin, scusatemi se ne dimentico qualcuno, di tutti. Il problema, perché questo non sarà mai un problema, il grande obiettivo è mettere assieme tutto questo talento a vantaggio solo e esclusivamente della squadra. Infatti vi capiterà spesso probabilmente di farmi delle domande sui singoli, ma purtroppo, e non per maleducazione, io vi risponderò molto poco e pochissime volte, perché parlatemi della squadra.
Vai. No, volevo chiedere, lei ha parlato di questi 7 anni all'estero, cioè secondo lei questi 7 anni saranno un valore aggiunto per la squadra oppure ci sarà anche qualche difficoltà di impatto per lei con il campionato italiano dove ha allenato pochissimo? Ma cioè, il campionato siriano non ho mai allenato, questa è la realtà dei fatti. Come in tutte le cose penso che le difficoltà ci siano per tutti, no? Cioè, c'è la difficoltà anche di un amministratore delegato che cambia una società perché c'è un nuovo ambiente, un nuovo presidente, un nuovo datore di lavoro, un nuovo capo, un nuovo progetto, un nuovo programma, ma queste sono le sfide della vita. Se voi mi doveste chiedere perché ho accettato di venire a Perugia, io l'ho detto ieri sera a mia moglie, ho detto io sono andato a Perugia perché c'è pressione, cioè la pressione è una componente della vita. Capito Benconi? Quindi io penso che... Ma io mi meraviglierei con me stesso prima di tutto se non avessi delle difficoltà. Perché chi non ha difficoltà penso che vuol dire che vive in una situazione irreale. Le difficoltà vengono, le difficoltà bisogna saperle affrontare, bisogna saperle lavorare, bisogna essere pronti alle difficoltà, bisogna avere un sistema che va bene quando difficoltà non ce ne sono, ma bisogna avere anche un sistema per quando le difficoltà ci sono. Quando giochiamo avremo un sistema quando riceviamo bene e un sistema quando riceviamo meno bene. Non è che se riceviamo meno bene dobbiamo perdere, perché altrimenti è troppo facile, no? Cioè dobbiamo cercare di avere dei sistemi che ci portino ad ottenere il massimo che possiamo fare. Sono sicuro che avrò delle difficoltà, ma ci mancherebbe altro, ma sono sicuro che le posso affrontare e risolvere. Marco? Sì. Buongiorno, Marco Pacuccio, in BDV. Vorrei chiederle una cosa. Questa squadra in questi anni si è sempre contraddistinta per il gruppo, no? Sono sempre uno o due giocatori di grande livello, però se pensiamo alla serie degli anni passati ci viene in mente un grande gruppo, una grande squadra che in campo ha messo diciamo, tutto oltre i propri limiti. Ecco, quest'anno forse per la prima volta ci sono anche diciamo, diverse individualità, diversi giocatori che insomma, hanno fatto anche parlare molto questa squadra. Ecco, pensa che questo tipo di pressione anche mediatica possa avere inciso sul lavoro di questa squadra? Che cosa pensava fino a ieri di Perugia prima della chiamata di Sirci? Grazie. Ma innanzitutto io non do mai giudizi fino a quando non sono all'interno del contesto in cui devo lavorare, quindi non mi permetto di dire se è un gruppo che va d'accordo, se non va d'accordo e via dicendo. So perfettamente, posso immaginare qual è una ragione per cui questa squadra qua in questo momento, magari in determinati momenti, commette degli errori che sono forse agli occhi degli esterni ingiustificabili. Sono stato giocatore, le ho vissute queste situazioni qua, e quando viene a mancare la sicurezza è molto facile che la squadra si sfagli un pochino, è molto facile commettere degli errori banali, come è altrettanto facile che queste cose cambino. Quindi ecco perché l'entusiasmo del presidente, il mio entusiasmo, il vostro entusiasmo e l'entusiasmo dei tifosi deve essere la prima nostra grande arma che abbiamo, perché quando c'è entusiasmo all'interno di un gruppo le difficoltà vengono affrontate in modo diverso e spesso volentieri si riesce a risolverle. Ma come ho detto prima, dobbiamo essere pronti anche alle difficoltà, cioè non è che adesso dobbiamo pensare che è arrivato Bernardi, abbiamo risolto i problemi di Perugia, nel modo più assoluto. Cioè siamo qua per lavorare tutti e siamo qua per lavorare con un unico obiettivo comune, che è quello di mettere nelle condizioni questi giocatori di giocare il meglio che possono. Poi dopodiché, alla fine della stagione, vedremo cosa siamo riusciti a fare. Presidente, non posso non chiederle anche un suo giudizio sulla questione Vujovic, perché nei scorsi giorni accanto al nome di Kovac era uscita anche la possibilità che anche Vujovic potesse attraversare un momento di difficoltà e chissà perdere il posto. Lei garantisce che non c'è mai stato nessun problema? Vujovic rimane... No, assolutamente no. Ci mettiamo allora... No, una cosa assurda, non guarda Carlo, assolutamente no. Vujovic è la società, dire, francamente non, dopo ognuno di noi può avere diciamo,
avere il modo di parlare più a bassa voce, più intenso, oppure quello più calmo, quello più agitato. Però secondo me Vujovic è quello con cui abbiamo impostato tutta, diciamo, la nostra storia recente, e quindi voglio dire, alla fin fine penso che assolutamente no. Siamo non informazione, proprio sono delle voci assolutamente sbagliate. Bernardi, le volevo fare una domanda un po' più tecnica. Da esterno, quando ancora non era, insomma, non pensava a Perugia, quando si è concretizzato il colpo Zaitsev, la società non ha mai fatto mistero che è stato preso per giocare in banda. Lei che cosa ha pensato? Ma questo giocatore, al di là del fatto che questo era un progetto che c'era anche con la nazionale, quindi penso che all'inizio della stagione, quando, all'inizio del mercato, quando il presidente ha pensato a Zaitsev come posto 4, forse aveva anche pensato che potesse arrivare a Perugia già un po' rodato, no? Quindi adesso c'è un cambiamento, c'è uno spostamento, ci sarà uno spostamento di Zaitsev in posto 4 e quindi obbligatoriamente ci sarà la necessità di avere un po' di pazienza nei suoi riguardi. Da parte mia in primis, che sono allenatore, e vi garantisco che sono allenatore... Sì, ma oltre a quello sono anche abbastanza esigente. Con i giocatori sono anche un pochino spigoloso. Però, chiaramente, da parte mia ci sarà l'obbligo di avere pazienza, anche perché conosco lui, conosco che è un grandissimo lavoratore, e senza ombra di dubbio lui non è che si negherà perché non vuole fare, ci dovrebbe essere un momento di adattamento. Ben vengano anche le partite, perché per un giocatore, questo lo dico anche per esperienza, la partita è un feedback molto più importante di quello che può dare un allenamento. Certo, se uno mi dovesse dire preferiresti avere 4 mesi di tempo per preparare la squadra o giocare domenica, non è che sono così pazzo, e direi magari datemene 2, non 4, però da fare questo tipo di percorso. Ma penso che sia un giocatore che ha delle grossissime potenzialità. Penso che lui adesso... è in persona il prototipo del giocatore di pallavolo, perché è forte fisicamente, ha un'ottima tecnica. Certo, deve abituarsi a questo ruolo, che non sarà una cosa semplicissima. Prima magari doveva pensare soprattutto a schiacciare, fare qualche muro e battere. Le altre cose a un opposto non è che gli vengono richieste nella stessa identica qualità delle altre cose. Adesso certo è più coinvolto, ma penso che se lui ha scelto questo ruolo, penso che lui sia gratificato di essere più coinvolto, perché fare lo schiacciatore è più, ti senti più dentro la squadra, perché devi ricevere, devi attaccare, devi murare, devi battere, sei molto più dentro al gioco, e sicuramente sarà senza ombra di dubbio per noi un terminale d'attacco molto importante. Però come ripeto, è una situazione che deve essere affrontata con la consapevolezza che c'è bisogno di un adattamento. Non è che possiamo pensare che Ivan è un robot, lo prendo qua e lo metto là, è la stessa identica cosa. No, sarebbe assurdo, no? Però sicuramente lui penso che possa ricoprire entrambi i ruoli in un livello importante. Buonasera, vi aspetto un messaggero. Senta, indicazioni tecniche arriveranno dallo staff che è da adesso a sua disposizione. Si limiterà a questo o pensa di avere un contatto con chi l'ha preceduta? Una domanda simile per il Presidente: cosa ha detto a Kovac, se vi siete sentiti direttamente? No, non ci siamo sentiti, l'ha sentito Vujovic e io mi incontrerò con lui dopo la partita, martedì, penso lunedì, martedì, non è che c'è fretta. Abbiamo anche tutte le nostre attività, tu devi pensare che noi dobbiamo trovare prima di tutto i soldi, e i soldi non si comprano in farmacia, i soldi bisogna lavorarli, e quindi bisogna, perché lì costa cara, costiamo cari, voi tutti costate cari, quindi vuol dire dobbiamo fare in modo di prima di tutto badare al nostro lavoro. Questo per noi è il divertimento, caro, ma è il divertimento, quindi dobbiamo intanto lavorare le nostre aziende, i nostri personali, i nostri operai, i nostri dipendenti. Quindi ecco, piano piano mi incontrerò con lui martedì, ma non ho messo niente, con lui c'è un rapporto, è stato sempre un rapporto magnifico, è come, voglio dire, un giocatore, se lo metti in panchina, non è detto che lo devi maledire, eh? È semplicemente l'abbiamo messo in panchina. Lui, voglio dire, è stato esonerato, perché abbiamo visto che forse gli interessi della nostra storia, della nostra società, avevano bisogno di altro.
E quindi speriamo che questo signore che vi è alla mia destra magari possa impersonare quei nuovi interessi. Non è detto, magari la vita non finisce lì, troppe ce ne saranno le occasioni per l'uno e per l'altro. Speriamo, se Dio vuole, ecco. Che volevi dire poi al Bernardi? Dal punto di vista tecnico, sia Fontana ci siano cambiamenti da quel punto di vista, e se le indicazioni che arriveranno da lui basteranno o i due tecnici si sentiranno. Sì. Ma guarda, intanto va dato merito al lavoro che ha fatto Kovac qui, perché con il lavoro che ha fatto nel passato ha portato Perugia delle cose importanti, quindi voglio dire, è chiaro che adesso c'era un momento di difficoltà e il presidente ha fatto la scelta che giustamente solo un presidente può scegliere di fare tutto, perché se io sono responsabile della squadra, il presidente è responsabile mio e anche della squadra, quindi lui è la punta della piramide, quindi ci mancherebbe altro, ha la facoltà di prendere questo tipo di decisioni. Detto questo, io ho già parlato brevemente, perché sono arrivato oggi alle 1:15 da casa, quindi ho parlato brevemente, ho preso un caffè con Fontana, con il mio assistente, e penso che abbiamo già un filo comune, nel senso che abbiamo già capito il linguaggio che parliamo, delle cose che io ho bisogno, delle cose che loro hanno fatto. Sicuramente lui mi sarà molto prezioso, ma mi sarà molto prezioso lui, come mi sarà molto prezioso Goran Vujovic, come mi sarà molto prezioso Rizzuto, come mi sarà molto prezioso il presidente, come mi sarà molto prezioso lo staff medico, il fisioterapista e tutti, perché chiaramente, come dicevo prima, il tempo non è mio amico e nel minor tempo possibile devo cercare di calarmi in questa nuova realtà come se fossi qui da 10 anni. Quindi verrà sfruttato qualsiasi secondo minuto prezioso. Adesso per fortuna, ben venga, abbiamo la possibilità di stare assieme 5-6 giorni, perché dopo Monza noi ci trasferiamo direttamente in Svizzera, dove abbiamo l'ultimo turno preliminare della Champions e dove avrò la possibilità di parlare un po' con tutti. Io penso che non assolutamente perché non ho rispetto e non assolutamente perché voglio denigrare Kovac, ma penso che lo staff che c'è attualmente in corso d'opera mi sarà sufficiente. Ok, 5 minuti poi andiamo a allenarci, eh? Sì, le ultime due. A proposito? Cioè, Aglietti devo dire qualcosa? Tu stai Aglietti? Sono qua, sono qua. Prego. Ah, ok. A proposito di tempo, ce n'è poco. Chi sei tu? Cantarini, professore. Il presidente vuole vincere subito, no? L'abbiamo detto anche prima. Non esageriamo. Ma la durata del contratto, e quindi se c'è, diciamo, comunque una programmazione a lungo termine. Oh, finiamo alla fine dell'anno, poi vediamo, ecco. Quindi fino a giugno. Sì, fino a giugno. La Bernardi ha accettato perché, insomma. Ma perché credo molto nel mio lavoro e credo molto in questa squadra qui. Così mi piacciono gli allenatori. Ultima. Grazie. Forse l'ultima curiosità, e la ringrazio. Questa squadra negli ultimi anni ha dato il meglio di sé sempre da outsider. Sempre, è stata una grande costante. Quando non aveva tutta la pressione del mondo addosso, ha fatto grandi partite, penso anche l'esordio in Champions contro la sua Ankara. Passare questa presa di coscienza da outsider a una squadra che deve vincere è il passo più difficile. Lei ha la consapevolezza di essere teoricamente la persona più adatta? Sarebbe facile, facciamola diventare di nuovo outsider. Ma non è se questo ci fa vincere. L'ultima... Ma scherzi a parte, scusami della battuta. No, come ti ripeto, questa squadra è composta da giocatori che hanno giocato finali olimpiche, hanno vinto World League, hanno giocato finali Coppa dei Campioni, hanno vinto Coppa dei Campioni, campionati del mondo per club, hanno un'esperienza tale che, come ti ripeto, non condivido quelli che sostengono che la pressione diventi un fattore negativo, no? Cioè, se uno non ama vivere sotto pressione, va a fare il dipendente comunale, con tutto rispetto del dipendente comunale, avrà la pressione del suo datore di lavoro che lo terrà sotto controllo, però sono pressioni diverse, no? Il nostro è un mondo, tutti lo dicono, è una frase fatta, noi siamo dei privilegiati, è vero, certo che c'è anche qualche il rovescio della medaglia, no? E quindi la pressione lo sappiamo, la dobbiamo gestire, e personalmente ti dico, è il mio motore, la mia adrenalina. Penso che mia moglie, che mi vive vicino,
da 24 anni, si è sposati da 24 anni, mi dice tu non sei capace di vivere se non hai adrenalina e pressione. Ah cazzo! E ieri gli ho detto, per quello mi sono andato più. Ok, chi sei tu? No, una cosa al volo. No, no, chi sei? Io sono Antonello Menconi, Gazzetta. Ah, della Gazzetta, no, dillo perché voi ti nascondi sempre. No, penso, no, 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 false, diciamo, lui, no, 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 amico Pasini lì. Indipendentemente dal ruolo di allenatore di Perugia, no, le chiedo che idea si è fatto del campionato italiano. Che è un campionato che negli ultimi anni è cresciuto molto, si è livellato molto, e certe volte, e questa è la dimostrazione palese che il rally poi insiste, ma ha ulteriormente avvicinato la differenza fra le squadre e ha ulteriormente elevato la difficoltà della qualità del gioco, del giocare. Con il rally point system se giochi male perdi da tutti, il rally point system se giochi bene non vinci 25-20, vinci 25-22, 25-23, perché questo è il sistema del rally point system. Chiaro che se tu invece che giochi bene, vinci 25-23, giocano bene, giochi male, perdi 25-22. Quindi questa è la consapevolezza che dobbiamo prendere, cioè gli errori valgono doppio. Ultima cosa velocissima, da giocatore ha fatto parte di cicli meravigliosi, non solo in nazionale, Modena e Treviso. La cosa più importante per costruire un ciclo vincente? Crederci, assolutamente. Crederci, essere consapevoli delle proprie forze e soprattutto rendere un gruppo di giocatori, ma no, scusatemi, io ogni tanto vi parlo di giocatori, però permettetemi di scusarmi perché noi siamo un gruppo che va dal presidente a il magazziniere, all'addetto stampa, a quello che lavora in ufficio, a quello che vende i biglietti, a voi che siete parte integrante della nostra società, ai tifosi e tutto, rendere un gruppo squadra. Un gruppo diventa squadra quando coloro che fanno parte di questo gruppo sono consapevoli tutti assieme che possiamo raggiungere un obiettivo. E dobbiamo seguire tutti questa strada. Grazie a tutti. Grazie.